Buonasera da Claudio Guerrini e benvenuti al TG della Milano Digital Week. Grazie ancora per esserci e grazie perché siete stati tanti davvero in questi giorni. Siamo come sempre in diretta qui dal quartier generale di Cariplo Factory e in diretta streaming appunto sulla pagina Facebook della Milano Digital Week. Siamo arrivati, dicevo, all'ultima giornata, all'ultimo appuntamento. Siamo un po' malinconici, ma sempre molto molto carichi, assolutamente. Anche perché oggi è una giornata speciale, la giornata del derby cittadino. Aspettate a collegarvi con il derby. Prima seguiteci in diretta, ma anche oggi tanta partecipazione, tanti eventi e grande entusiasmo per una domenica che è stata all'insegna dello stile di vita digitale. State vedendo già alcune immagini. Vi ricordo che il tema di quest'anno è l'intelligenza urbana, un tema molto caro a questa città, la città di Milano, che in questi ultimi anni ha lavorato molto e bene nell'attrarre talenti, studenti, start-upper e sognatori da ogni parte del mondo. Ultima giornata, dicevamo, ricca, ricchissima di eventi e di contenuti per conoscere e sperimentare ciò che il digitale sta introducendo nella vita quotidiana di ognuno di noi, di ogni cittadino. Milano, in fondo, se ci pensate bene, è una smart city già nel suo DNA. La Milano Digital Week ha celebrato proprio il genoma cittadino con oltre 500 eventi. Oggi abbiamo degli autori particolarmente aulici e ispirati, quindi grazie per essere con noi e per accompagnarci in questa ultima edizione. Allora, per raccontarvi tutto quello che è successo anche oggi, abbiamo la nostra squadra di giovanissimi videomaker e editor che sono anche qui dietro di me, curano anche la regia del TG, hanno girato la città per raccontare e vivere gli eventi appunto di questi giorni. E allora vediamo il primo contributo con i primi 5 eventi di oggi. Mi sono divertito molto, soprattutto quando tiravo nel parco mi sentivo un po' più a casa. Poi questo è un percorso dove non ci si annoia mai perché non ci sono degli rettilini troppo lunghi, è sempre curva contro curva che passo tra l'altro in posti fantastici, quindi veramente contento di aver partecipato oggi. Sono Camilla Invernizzi di Arts4, ho curato e progettato la mostra Dollar Street. Dollar Street è il primo progetto al mondo di raccolta delle fotografie per il data storytelling, un tentativo proprio di usare le immagini come dati. È stato peraltro il primo tentativo di rappresentazione, diciamo, dal vivo di una piattaforma digitale. Quindi si può visitare e cercare di capire navigando o per visitando una casa quasi virtuale il progetto. Qui stiamo presentando una piattaforma che ospita le immagini in alta risoluzione di alcuni dei capolavori presenti qui in Pinacoteca Brera, le tecnologie cloud presentate dalla nostra azienda Centrica, diciamo che funzionano bene per la Milano Digital Week, nel senso che sono un'opportunità anche per i visitatori per avvicinarsi a queste tecnologie. Ciao, sono Cristian Tava,
Oggi, domenica mattina, parliamo dell'uso del video all'interno di LinkedIn. È importante questo contesto della Digital Week proprio perché il video sta diventando sempre più preponderante nell'uso della comunicazione. Ormai l'80% della comunicazione è video e tra 2 anni sarà completamente video. Quindi usare lo strumento video all'interno di LinkedIn, che è un social professionale, è importantissimo in questo momento. Oggi parliamo proprio di questo. Questo evento è inserito all'interno della Digital Week perché non possiamo prescindere dal video, che ormai è diventato digitale attraverso gli smartphone o le telecamere, e quindi è fondamentale utilizzarlo per la nostra comunicazione. Tantissimi eventi dunque anche oggi, tra poco ne vedremo altri, una giornata finale, una domenica veramente intensissima, ma adesso diamo il benvenuto al nostro primo ospite di stasera, è Davide Fontana, benvenuto, Marketing e Digital di Team System. Grazie a tutti. Allora, Team System già era con la Milano Digital Week dall'anno scorso, dalla prima edizione, avete deciso di tornare, vuol dire che vi siete trovati bene con noi. Assolutamente sì, l'evento di Team System non è soltanto un evento che noi mettiamo in palinsesto, ma in realtà è proprio un'idea che Team System ha di collaborare con la Milano Digital Week. Infatti sono 2 anni che esiste la Milano Digital Week e 2 anni che noi siamo sponsor dell'iniziativa, partner dell'iniziativa. Perché questo? Perché in realtà Team System è una società che fornisce soluzioni digitali per aziende, piccole e medie aziende e per i professionisti, per aumentare la loro competitività sul mercato, mettendo a disposizione delle piattaforme moderne e con tanto valore aggiunto anche tecnologico. Però siamo una fetta dell'ecosistema digitale, e quindi riteniamo opportuno, interessante, importante comunque essere parte di un'iniziativa che in qualche modo cerca di attirare l'attenzione sul mondo digitale a 360 gradi. Quindi noi in qualche modo facciamo la nostra parte nel mondo, diciamo, delle aziende e dei professionisti, ma ci piace anche essere in questo ecosistema più generale che riguarda la Milano Digital Week, Milano, e diciamo un'attenzione maggiore da parte di media in questa settimana. Sembra un mix davvero perfetto, ma io sono stato attratto molto anche dai vostri eventi e da questo titolo, Il Paese delle Meraviglie, che è già stupendo già solo come titolo. Quando persone e tecnologia si incontrano, arriva Team System. E quando arriva Team System, che succede? Allora, in realtà poi è facile. Quando arriva Team System e quando persone e tecnologia si incontrano, la cosa più semplice da dire è che nasce un Paese delle Meraviglie. In realtà è un modo figurato per raccontare quella che è stata un po' l'idea, no? Noi spesso vediamo la tecnologia come qualcosa di invasiva, in realtà la tecnologia è al servizio dell'uomo, no? Noi attraverso questo titolo abbiamo voluto mettere prima di tutto al centro le persone, quindi la tecnologia o l'evoluzione digitale vengono create, nascono da un'idea dell'uomo e servono per fornire dei servizi all'uomo. Allora che cosa diciamo noi? Diciamo che quando si crea questo connubio nascono delle idee meravigliose. Noi abbiamo aperto il nostro evento con un'orchestra, con un direttore d'orchestra e con un'orchestra di 33 elementi sul palco, tra archi, trombe, batterie, piano, eccetera. Ma questo perché? Perché abbiamo voluto aprire il nostro evento raccontando una storia che anche lo strumento musicale è una tecnologia. Certo. E quando c'è stato questo incontro tra l'uomo e lo strumento musicale, quindi in quanto questo tipo di tecnologia, quante cose meravigliose sono nate. E quindi ecco che da là iniziamo la nostra storia, vogliamo fare un passo in avanti, vado a un concerto vuol dire pieno di tecnologia, e quante emozioni mi dà il concerto, voglio andare dall'altra parte del mondo, dall'altra parte dell'oceano, prendo un aereo, probabilmente io e te potremmo comprare un biglietto in questo momento prendendo uno smartphone, e in 5 minuti potremmo decidere dove andare, scegliere l'offerta più giusta, magari guardare qualche recensione, ecco. Questo è un esempio semplice di come in qualche modo raccontare che questo incrocio tra persone e tecnologia può veramente creare delle meraviglie, delle situazioni assolutamente utili al servizio, diciamo, della collettività. Benefici e opportunità che noi abbiamo voluto raccontare nei nostri 3 giorni. Un primo giorno che noi abbiamo dedicato proprio aperto al mercato, l'abbiamo fatto qui presso Superstudio Più a Milano, 3 giorni di evento completi. Il primo giorno abbiamo dedicato al mercato, l'abbiamo dedicato agli operatori del settore, l'abbiamo dedicato ai media, abbiamo raccontato questo concetto invitando sul palco istituzioni e imprese. E abbiamo fatto un po' il punto della situazione, abbiamo cercato di capire anche quali potessero essere i margini, gli eventuali margini di collaborazione per proseguire verso questo cammino. Secondo giorno abbiamo invitato i nostri software partner, più di 650 in tutta quanta Italia, li abbiamo raccolti e anche qua abbiamo voluto raccontare questo tema, così
così come anche la terza giornata, dove diciamo questa storia, questo storytelling l'abbiamo voluto trasmettere anche ai nostri colleghi, ai nostri, diciamo, a tutto il mondo Team System. Direi che sei stato un viaggio lungo, completo, che ci ha portato all'interno della Milano Digital Week a raccontare tutto questo, lasciando sempre con un punto di domanda, così almeno concludere, se no staremo qua Ah, tantissimo tempo, volentieri. dicendo che comunque la tecnologia evolve, il virtuosismo del digitale non si ferma. Quindi, se questo connubio continua, chissà quante altre meraviglie potrebbero nascere. Mi è Quindi. venuto in mente che voi state cercando di dare una mano a umanizzare la tecnologia, nel senso anche di avvicinare noi comuni mortali, insomma, che ci capiamo anche un po' meno di voi, di tecnologia, proprio a non aver paura, insomma, ad avvicinarci senza timore, ma usandola proprio per il nostro beneficio, Ci per il nostro bene. sono delle teorie, delle filosofie che dicono che la tecnologia fa parte della natura dell'uomo, perché l'uomo comunque qualsiasi cosa cerca di migliorarla e normalmente ciò è dovuto anche all'utilizzo di un pensiero e al creare della tecnologia per soddisfare quel bisogno e quell'esigenza. Dai Quindi tempi della ruota, da quando fu inventata la dai ruota. tempi della ruota. L'hai detto te, quindi dai tempi della ruota. Era un rigore a porta vuota ormai. Ti lasciamo al Assolutamente sì. derby, che credo che Sì, stati. è interessante, andiamo. Grazie, grazie. Ringrazio voi. Grazie naturalmente a Davide Fontana, Marketing e Digital di Team System. E noi ci andiamo a vedere altri quattro eventi di questa domenica intensissima della Milano Digital Week. Per la Digital Week abbiamo tutta una serie di laboratori dedicati ai papà, a partire da Papà Bot che i bimbi stanno facendo adesso, i bimbi di 3-6 anni insieme ai loro papà, e nel pomeriggio poi verranno bimbi e ragazzi più grandi, e sono attività dedicate alla famiglia. Facciamo un workshop sul design thinking in cui chiediamo alle persone di creare un servizio sia digitale che fisico pensato per le persone di Milano e appunto dove l'obiettivo è quello di mettere in relazione la città con le persone. Facciamo questo workshop perché appunto abbiamo l'occasione di parlare con la cittadinanza di Milano e oggi si mettono alla prova creando un servizio proprio per loro. È focalizzato alla misurazione della realtà urbana. Abbiamo cercato di mettere insieme mondi diversi, mondi che riguardano i social, la realtà della longevity economy, gli esperimenti che sono stati fatti dal Comune di Milano con altre città europee su interoperabilità dei dati e altre realtà, l'analisi delle piattaforme e dei data, di quelli che una volta si chiamavano big data. Quest'anno siamo pronti per annunciare i 16 vincitori che testeranno anche a Milano insieme ad altre 18 città europee ed extraeuropee servizi digitali che miglioreranno la qualità della vita per i cittadini e aumenteranno la qualità anche per le economie locali e aumenteranno i posti di lavoro nelle varie città.
E avete visto un altro pezzo di racconto di questa giornata, di questa domenica conclusiva della Milano Digital Week. Adesso siamo con Matteo Scarabelli. Benvenuto Matteo. Grazie, benvenuti, buongiorno a tutti. Head of Communication di Cariplo Factory, che ci ospita ovviamente in questo terzo piano meraviglioso di questo posto, di questa architettura fantastica di cui parleremo anche dopo. Perché Cariplo Factory ha deciso di promuovere ancora una volta la Milano Digital Week? Ma l'idea nasce l'anno scorso. Cariplo Factory insieme a IAB Italia e IAB Lab ha deciso di supportare il Comune di Milano, in particolare l'assessorato alla trasformazione digitale e servizi civici, perché la trasformazione digitale che sta investendo un po' la vita di tutti noi oggi sicuramente si misura anche sulla sua capacità di includere, cioè sicuramente sono processi da cui nessuno deve rimanere escluso, e quindi il successo di tutto questo tasso di innovazione, secondo il Comune di Milano e secondo noi che siamo un po' i promotori della Milano Digital Week, si andrà un po' a misurare in termini di quanti cittadini, quanti consumatori, quante persone siamo riusciti a coinvolgere in questi servizi. E questo è un po' il perché della Milano Digital Week. Immagino, credo e spero sempre di più, insomma, anno certo, dopo anno. Speriamo, dopo anno. Speriamo. Siamo in fondo anche giovanissimi, no? Siamo al secondo anno, quindi, ma già stiamo estate correndo soprattutto. E quali sono i contenuti che avete deciso di organizzare per questa MDV, Milano Digital Week? Ma come Cariplo Factory abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare il professor Mantovani, il direttore scientifico dell'Humanitas, che ci ha fatto vedere come tecnologie come l'intelligenza artificiale e il machine learning stanno cambiando la capacità della scienza di fare medicina, di creare salute. Una cosa che mi ha molto impressionato è il ruolo del paziente, cioè oggi e sempre di più in futuro il paziente sarà chiamato a essere un progettista del proprio percorso terapeutico, e quindi sarà in grado di, in base anche alla propria condizione di vita, alla propria condizione familiare, di determinare il modo in cui verrà curato. E questo secondo me è un'innovazione bellissima. Questo è meraviglioso, è meraviglioso. Certo. Poi abbiamo avuto le start-up, naturalmente, perché Cariplo Factory è un luogo in cui l'innovazione si fa con le grandi aziende e le start-up. Abbiamo avuto la ING Competition con tre startup impegnate in un contest, la spuntata Wear, un bellissimo servizio che aiuta le donne a muoversi liberamente e in modo più sicuro in città, e quindi è una sorta di navigatore partecipativo dove la community di donne suggerisce quali sono le vie e le zone più sicure per andare da un posto all'altro, e quindi perfetto durante la Milano Digital Week. È assolutamente interessante entrambe le cose che ci hai raccontato. Come dicevamo prima con Davide, insomma, quando la tecnologia ci viene incontro ed è un aiuto per la nostra vita, per la salute, per la sicurezza, che sono gli esempi che ci hai portato adesso. Assolutamente, assolutamente. Poi non potevano mancare i talenti, i giovanissimi talenti. Ieri c'è stato un evento molto bello organizzato da IBM, dove i ragazzi, i ragazzini giovanissimi, 8, 9, 10 anni, hanno un po' cominciato a vedere i principi della programmazione, i principi dell'Internet of Things, quindi questi robot, queste macchine che si muovono, che sono connesse, e questo è molto importante. Anche questo è Milano Digital Week. Bellissimi, bellissimi esempi che ci hai raccontato. Adesso, se rimani con noi, parliamo ancora un po' insieme. Intanto ci vediamo altri 5 eventi di questa domenica della Milano Digital Week. Pier Giorgio De Pinto, artista transmediale, e Paolo Gallina, ingegnere Università di Trieste. Praticamente quello che stiamo presentando qui per la Milano Digital Week è un lavoro di eye tracking. Le persone hanno la possibilità di lavorare utilizzando gli occhi per realizzare dei ritratti o delle architetture. L'obiettivo ovviamente non è quello di creare un ritratto perlomeno riconoscibile, ma quello di far capire alle persone come la tecnologia mescolata all'intelligenza artificiale possa in qualche modo aiutare anche persone ad esempio con handicap, oppure a livello ludico di giocare e divertirsi completamente con tutto il corpo, quindi anche utilizzando gli occhi, non solo gli arti. Partiamo dalla nostra storia. Il primo marchio è il marchio Ico, industria Camillo Olivetti. Di lungo percorso arriviamo fino al brand attuale che conosciamo tutti.
Vedrete in questa esposizione pochi, volutamente pochi prodotti. Abbiamo messo soltanto quelli più iconici per far sognare, come l'obiettivo di tutta la mostra è quello di generare delle emozioni, perché tutti abbiamo avuto, abbiamo toccato, abbiamo lavorato, avete lavorato con qualcuno di questi prodotti, quindi l'obiettivo è quello di farli toccare e di generare qualcosa all'interno di ognuno di voi. Altro prodotto iconico, non dico il nome perché tanto la conoscete tutti. Prima di uscire dalla mostra ricordatevi di fare quello che sto facendo io, un altro passaggio dal passato al futuro. Con la lettera 22 scrivete a macchina un pensiero per le Olivetti del futuro. Buongiorno a tutti, sono Andrea Negri, amministratore delegato di StyleWeb. Oggi siamo qui a fare il brunch digitale al ristorante Minù di Via Govone 42 a Milano, che ci ha ospitato, e abbiamo parlato di reperibilità web e di quello che l'azienda, che sia un ristorante, che sia un'impresa, che sia un fornitore di servizi, deve avere per essere trovato fondamentalmente dall'utente finale, cioè come si arriva preparati dentro Google, fondamentalmente, cioè in una fase di ricerca di servizi, come si viene identificati e quindi trovati. Abbiamo parlato di questo, sono venute circa 30 persone, siamo molto contenti, abbiamo chiacchierato, è stato un workshop interessante e speriamo di rivederci l'anno prossimo. Allora, al collettivo Virale abbiamo proposto questo viaggio esperienziale all'interno del mondo delle local communities. In realtà abbiamo proprio suggerito degli spunti e delle ipotesi per creare una local community, quindi quello che potrebbe essere l'approccio strategico, grafico, digitale, video e audio per andare a creare tutti i contenuti che poi vengono spalmati in una community. Abbiamo portato infine come esempio di case history Run for Emma, che è questa associazione Onlus che raccoglie fondi per i bambini con patologia di SMA tipo 2, per chiudere proprio il cerchio del percorso narrativo. Ringrazio il Comune di Milano. Milano e la Digital Week per averci ospitato, per averci dato questa finestra in questo workshop che abbiamo, dove abbiamo presentato Make a Start, che è il primo progetto volto alla valorizzazione di brevetti e invenzioni industriali, un progetto arduo che Innova Marketing con Creativa Studio sta iniziando a mettere in piedi. Oggi abbiamo dato solo delle anticipazioni e a settembre abbiamo rinviato a un meeting nazionale che faremo a Salerno al Palazzo Innovazione. Ancora grazie a Milano e alla Digital Week. Tante cose interessanti, tante immagini e tante voci che ci hanno incuriosito. Siamo ancora con Matteo Scarabelli, Head of Communication di Cariplo Factory. Tra l'altro noi stiamo trasmettendo proprio questo TG dalla Cariplo Factory, a questo splendido posto di archeologia industriale nel centro proprio di Milano, due passi da casa mia, io vengo a piedi, quindi per me è un piacere. Ma spieghiamolo a chi non lo sapesse. Cos'è Cariplo Factory? Allora, Cariplo Factory nasce su impulso della Fondazione Cariplo nel 2006 per realizzare sostanzialmente due cose: aiutare la crescita delle startup italiane più innovative e generare 10.000 job opportunities. Questi sono traguardi che, soprattutto le job opportunities, li abbiamo raggiunti alla fine dell'anno scorso, adesso sono in via di certificazioni, però diciamo nel corso di questi anni, come dire, tutte le nostre attività sono organizzate in una logica di filiera e quindi
Oggi ci piace raccontare Cariplo Factory come una filiera del talento in grado di alimentare tutta la catena del valore dell'innovazione. Quindi Cariplo Factory è un luogo dove i giovani talenti, ma da giovani giovanissimi ragazzini, possono venire qui e vivere la tecnologia in modo attivo. Quindi tipicamente i genitori si lamentano, no? Ah, troppo tempo su YouTube. Ma perché è una fruizione passiva. Noi vogliamo che i ragazzini oggi diventino soggetti attivi nell'uso della tecnologia, della programmazione, della produzione video, della robotica. E questo è sicuramente un luogo in cui tutto ciò avviene. E poi naturalmente la filiera del talento continua con i progetti di innovazione tra le startup, le grandi aziende. Le startup qui trovano anche possibilità di investimento, di scalare a livello internazionale. E quindi diciamo la filiera ha proprio l'obiettivo di curare tutte le tappe dell'innovazione e della crescita, sia delle aziende che delle startup. Interessante questo discorso del talento e della creatività anche nella tecnologia, già per i giovani, insomma, quindi non come qualcosa di passivo ma di attivo, e quindi anzi che possa aiutare a sviluppare anche, no? Assolutamente, l'intelligenza assolutamente. E la creatività dei ragazzi. Certo, questo è proprio l'obiettivo per esempio dei nostri summer camp, l'idea di comunicare ai ragazzi il fatto che oggi oltre a come dire, un'identità fisica, le persone hanno un'identità digitale, quindi nel momento in cui noi scattiamo una foto, produciamo un video, lo pubblichiamo su un social network, su un sito, poi questa cosa qua esiste e dobbiamo sapere che esisterà per sempre, e quindi capire dove va e come gestire anche la propria immagine e la propria identità online. Quindi maggiore consapevolezza. Assolutamente. Allora, una domanda un po' malinconica ma necessaria. C'era una canzone che diceva cosa resterà degli anni 80. Cosa resterà, secondo te, di questa Milano Digital Week 2019? Ma noi siamo quasi sul traguardo finale della Milano Digital Week, non abbiamo ancora i numeri dei partecipanti, sappiamo che gli eventi sono stati tantissimi, quasi il doppio dell'anno scorso, per cui il successo in termini numerici credo che sia altissimo. Io però credo che se domani i cittadini milanesi saranno più consapevoli dell'utilizzo che viene fatto dei loro dati, saranno più confidenti con i pagamenti digitali, saranno più informati sul fatto che la medicina digitale sta già trasformando il loro percorso terapeutico. Ecco, se tutto questo succederà, la Milano Digital Week avrà raggiunto il suo obiettivo. Io da romano che vive a Milano aggiungo anche non solo i milanesi, magari che Milano possa essere da traino e da esempio, come lo è in tante altre attività sociali e non solo, che possa essere ad esempio per trascinare verso una digitalizzazione, una maggiore consapevolezza digitale tutta l'Italia. Assolutamente, questi i contenuti della Milano Digital Week insistono su una città, certo. Ma in realtà riguardano, guardiamo per esempio all'evento sul 5G, è una rivoluzione che investirà la vita di tutti, quindi le tecnologie di cui parliamo riguardano tutto il paese. Che già si sta testando in varie città italiane, principalmente Milano, ma anche in tanti certo. Altri. Grazie, molto interessante Matteo, grazie a voi. Grazie per averci ospitato qui. È stato un piacere. Alla Cariplo Factory, non è finita ancora, vediamo altri eventi insieme e poi ci saluteremo tra qualche minuto. Con la Ricordi Music School abbiamo disegnato un workshop e anche un percorso di formazione relativo al songwriting, con un'osservazione diciamo un po' più reticolare e poliedrica, cioè non è solo un corso, non è solo un percorso di scrittura della canzone, ma è appunto reticolare, cioè si occupa sia della parte di scrittura sia della parte puramente di comunicazione, della parte di composizione, quindi di fatto da questo workshop si spera che venga fuori una canzone scritta dai ragazzi. Accanto alle metodologie tradizionali come le passeggiate, i percorsi, la mappatura, il disegno di paesaggio, noi nel progetto utilizziamo le tecnologie. Avviciniamo i giovani delle scuole, dalla scuola primaria alle scuole secondarie di secondo grado, all'uso delle tecnologie di comunicazione e di conoscenza e rappresentazione del territorio.
siamo educational partner di UNO in Italia e utilizziamo il kit CTC 101 di Arduino, che è un kit educativo rivolto alle scuole superiori e terzo anno delle medie, per aiutare a introdurre la robotica a livello scolastico. Noi pensiamo che la robotica possa essere importante come materia da introdurre a livello scolastico e che ci sia in questo momento poca attenzione a queste tematiche, quindi abbiamo pensato di portare questa iniziativa gratuita durante la Milano Digital Week per gli studenti di Milano. La Digital Week per parlare del rapporto che c'è nel lavoro, un rapporto professionale tra uomini e robot, come questo cambia nel tempo e soprattutto qual è il ruolo dei robot nell'assistere, nel migliorare la vita delle persone nelle fabbriche o in tutti gli ambienti produttivi. Voler unire le due cose, quindi il supporto tecnologico, che è una nuova forma di espressione, con la classicità del nostro lavoro, che è sempre comunque basato sulla pittura. È stato molto divertente, la gente si è divertita e ci siamo scambiati l'iPad per provare a ritrarre la modella dal vero, una posa a testa, abbiamo provato a farlo così. Ci stiamo avviando al termine di questa Milano Digital Week e anche di questo ultimo appuntamento con il TG. Sono qui con il nostro ultimo ospite di oggi, Franco Ricchiuti. Ciao Franco. Ciao. Curatore del TG, di questo TG, della Milano Digital Week e founder di House 264. Com'è nata l'idea di questo TG? Franco, domanda anche interessata. No, beh, è una domanda lecita. Questa è la seconda edizione della Milano Digital Week. E la volontà è partita dal desiderio di raccontare questo motore straordinario di partecipazione che la Milano Digital Week ha innescato in questi due anni e che poi ha portato all'organizzazione di oltre 500 eventi e alla partecipazione di un numero molto alto di persone che volevano raccontare in prima persona, come del resto ha anche detto ieri Nicola Zanardi, volevano raccontare in prima persona che cosa la trasformazione digitale stava in qualche modo innescando nelle loro vite e nelle loro professioni. A quel punto è scattato un meccanismo molto naturale, cioè la voglia di raccontare tutto questo in una modalità che fosse in linea con i principi digitali della Milano Digital Week e che doveva necessariamente passare da, io ripeto sempre a me stesso, da un po' dal complicarsi la vita. Quindi facciamo una roba non semplice, tipo per esempio mandare 5 truppe in giro per Milano a fare i reportage, montiamo 20 eventi al giorno e andiamo in diretta con un abile conduttore dalla pagina Facebook della Milano Digital Week. Quando ne abbiamo parlato le prime volte, insomma, gli sguardi erano tutti quanti come dire: questo che sta dicendo mi sembra un po' complicato. Poi la cosa è piaciuta, l'entusiasmo si è generato e quindi abbiamo deciso di affrontare questa sfida che oggi ci vede qua per celebrare questo ultimo atto insieme, essendoci anche molto divertiti, devo dire. Assolutamente sì, confermo anche da questa scrivania, il mio primo TG, quindi insomma è anche un'opportunità che mi avete dato, di cui vi ringrazio. Un gruppo di lavoro di giovanissimi videomaker, ne abbiamo citati ogni giorno, di video editor che hanno appunto montato tutti questi servizi che sono anche qui dietro le camere, ci stanno riprendendo in questo momento, che sono appena usciti dalla scuola. Che esperienza è stata con questi ragazzi? È stata un'esperienza fantastica, entusiasmante. Parte anche da una mia personale visione della vita, che è quella di cercare sempre di lavorare con persone che sono più talentuose di te, no? Avere a che fare con persone che ne sanno di più, da cui poter imparare. Ed è una cosa che ho sempre cercato di fare da un po' di tempo a questa parte, perché lavoro da qualche tempo. L'altra cosa che mi piace moltissimo è avere a che fare con loro,
con questi ragazzi così, così giovani, così pieni di un entusiasmo puro, desiderosi di fare con tutti i meccanismi di rischiosità che l'inesperienza porta, ma che sono ultra bilanciati dall'entusiasmo, dalla voglia di risolvere i problemi, dalla voglia anche di buttare il cuore oltre l'ostacolo. E quindi cosa abbiamo fatto? Siamo andati proprio alla ricerca di questo tipo di interlocutori ed è venuto fuori un gruppetto decisamente interessante, che tra l'altro mi piaceva anche ringraziare, visto che siamo all'ultima puntata, volevo ringraziare appunto tutto il team composto da Filippo, da Marcello, da Giuliana, da Daniela, da Yara, da Marco, da Axel, che è il WhatsApper più incallito, da Chiara, da Matteo e da Jarno, che è stato un runner fantastico. Tutti quanti, tra l'altro, motorizzati con motorini elettrici, grazie ad una partnership con Mimoto. Quindi vedevi questi ragazzi in giro che non facevano rumore, ma che facevano sostanza, no, attraverso il loro lavoro. E l'abbiamo anche visto ogni sera. Sì, è stato divertente, molto divertente. Bene. E tu sei stato bravo. Cioè, grazie, grazie. Sono tanti, tra l'altro, sono molto tanti. Per un attimo ho temuto che il 264 fosse il numero di quelli che volevi, 264, che volevi ringraziare. Ma lo faremo l'anno prossimo. Sì, certamente tutto aumenterà. Tra l'altro strappiamo anche la promessa prima del TG che l'anno prossimo saremo anche in qualche modo su Instagram. Sì, no, perché l'anno prossimo saremo anche saremo su Instagram. Lo diciamo Instagram, al popolo di Instagram che ci sta vedendo su Facebook. E anche dal negozio di pane di mio zio, che era molto interessato. Come avrete capito, l'atmosfera è quella di fine lavoro. E concludiamo qui, cerchiamo seriamente di farlo, la prima edizione di questo TG della Milano Digital Week, di cui abbiamo parlato adesso con Franco, in diretta qui dal quartier generale di Cariplo Factory, sulla pagina Facebook della Milano Digital Week. Ci avete seguito in tantissimi, i numeri sono stati buoni. Ancora è possibile continuare, naturalmente, anche noi in diretta, a seguire questo TG. Se volete condividere e rilanciare a proposito sui vostri profili, a noi fa naturalmente piacere. Abbiamo raccontato questi 5 giorni di eventi insieme agli ospiti che ringraziamo. Quindi grazie a voi che ci avete seguito. Grazie ad House264, a Cariplo Factory che ci ha ospitato. Appuntamento al prossimo anno, l'edizione 2020-2020 sarà... Mamma mia! Ci sarà il TG, ci sarà il TG, ci sarà il TG. Non so se ci 2020. Sarà, se ci sarà Claudio Guerini, ma ci sarà il TG. Grazie per avermi scelto ancora una volta. No, e adesso concludiamo la grande con il derby. Come finisce il derby? Mamma mia, no, io non ne voglio parlare, perché tra l'altro tutti dicono che vince il Milan, secondo me porta insomma, io sono milanista, quindi io dopo essere vestito di rosso, nero e nero azzurro stasera ho cercato due colori sì, che non hai fatto bene, neutro sei, perfetto. Non dessero adito a nessuna polemica. Grazie ancora, grazie Franco, grazie a tutti voi. Grazie al prossimo anno allora, e viva la Milano Digital Week. Evviva.